Rieccoci su Yo-Kai Watch Gakuen, bentornati. Settimana scorsa ho saltato, ma penso che bene o male riprenderò a un ritmo regolare e non penso però di poter caricare tutto, se non altro l'episodio 12 e l'episodio 13 in teoria. Se andiamo a vedere le missioni ne abbiamo altre due da fare e boh, selezioniamole una a caso, tanto è uguale alla fine. Abbiamo un punto interrogativo, anche se sono quasi le 8 nel gioco, quindi alle 8 devo per forza tornare al dormitorio e passa la giornata, non credo sia grave. A meno che questa missione non richieda di far passare una giornata, come già è successo. Ah, ma dobbiamo andare all'interno della scuola, dal preside forse? No, non era dal preside, ma mi chiede di andare sopra. Allora, devo andare di qua. Sì, perfetto. Ho controllato anche fuori per sicurezza e infatti mi chiedeva di andare qui. Perché però proprio di qua? Ah, ecco. Beh, sì, in effetti a volte le indicazioni, ragazzi, non è che siano proprio ottimali in questo gioco. Oh, attenzione! Ah, allora, tanto per... Non è una svastica, ok? Quello è un simbolo buddista. Non fatevi ingannare, poi la svastica è specchiata. Comunque, abbiamo una ragazza che ama la tecnologia in teoria, perché ha Justice Hackers lì su come sfondo, quanto pare. E dobbiamo fare una missioncina per lei. Se mi chiede di prendere l'ascensore, devo probabilmente andare dal preside. Ed infatti, che piglia? Ma ci accettiamo tutto, che ne so. Che quella ragazza stesse hackerando il computer del preside per trovare informazioni top secret riguardo i siti che visita? Beh, l'ultima volta l'abbiamo beccato con un giornaletto particolare nelle sue grinfie, quindi non mi stupirei se visitasse siti poco raccomandabili. Comunque, non è questo il caso. Ah, devo entrare qui? Sì? No? Cosa? Oh, attenzione, ma ecco, ma c'è uno yokai morto. Cioè, ma è una buccia di banana? Ma sul serio? Cioè, dovevo trovare una buccia di... Ah! Più di un oggetto devo trovare. Che bello, la caccia agli oggetti, proprio quello che non volevo fare. Eccola qua, la buccia di banana. Probabilmente l'ha lasciata lì qualcuno che stava giocando a Mario Kart nella vita vera e quindi l'ha presa. Ah, ma abbiamo anche altre due bucce di banana. Però siccome la quest non è attivata... Ma scherziamo? Cioè... No. Aspetta, aspetta, fammi capire bene. Boh, io intanto continuo con questa, poi dopo al limite so dove andare se devo trovare altre bucce di banana. Yesan! La chiamata hacker. Beh, certo, l'ha anche scritto sul suo club di hacker, cioè, alla fine. Sì, a quanto pare ha delle informazioni preziose riguardo il preside, che non vuole che vengano sapute dall'intera scuola. Il preside si arrabbia con noi, però non vuole sfidarci perché è troppo vecchio. Anche se è malantico. Ma è un ologramma. Cos? Ah! Beh, sì. È un po' arrabbiato. Almeno che non sia stata lei a creare quell'ologramma. Che trema tutto, trema. Combattere qui nella scuola? Buh. Goku Komanban, c'è un nome stranissimo questo. Devo ricambiare e devo mettere Wild Boy. Wild Boy mi piace di più, raga. Ha un range più ampio di attacco. Ah, ok, attacca in maniera casuale, bene. Funzionerà? Non funziona nulla. Sì, però anche tu, scusami, eh. Ragazzi, ma è un boss proprio! Alla faccia! E ovviamente se la prende con me perché il gioco è programmato bene. Ovvio.
Senti, ti funziona? Non funziona nulla, lascia perdere. Io che ci provo. Sì, vabbè. Ma che fa? Ma se non si può più scappare, allora a che serve arrivare fino a qui? Lui continua ad andare là. Vabbè, continuasse. Non è che mi interessa molto. Ah no, ecco, posso aprire la porta ma non posso nascondermi. A che serve? Scusami. Vabbè, però è andato. Questo è... Sì, sarebbe... Babbo Saetta? Com'è? Com'è che si chiamava? Dovrebbe essere lui. Comunque è facile, dai, alla fine basta che schivi e stai tranquillo, come tutti quanti gli altri nemici. E lei anche ha una community. Io poi li chiamo community, ma in realtà dovrebbero avere un altro. Club! Sono i club, ecco. Ho scoperto che la scuola è infestata dagli alieni. Ha praticamente quasi il massimo in tutte le materie. Però a quanto pare si sono già dimenticati di tutto. Cioè, va bene così. Lei è super intelligente, quindi basta questo. Ma sul serio? Cioè, nessun problema? È semplicemente dotata. Ma ci sta, sì, ci sta. Ci sono bucce di banana disseminate dappertutto, raga, ma... La missione però, questa che ho appena fatto, non me la segna come è finita. Ok, attenzione. Sto continuando con un'altra missione. Ancora, quella di prima. Oh, forse adesso possiamo... Ecco. Perché non me la segnava come è finita. Ragazzi, è strano. C'è qualcosa che non funziona effettivamente. Finora il gioco non mi ha mai dato problemi con le missioni, ma... Boh. Ha una quest per noi, che è quella che appunto dovrei fare. Com'è che si chiama lui? Giungi? Giungi? Giungi. No, non mi viene in mente niente con Giungi. Ecco. Ah, ma era questa. Quindi io avrei fatto la missione del preside ora? Cioè io ho fatto una missione... Non lo so ragazzi, non ci sto capendo più niente neanche io. Basta solo che vado avanti. C'è questa missione ora che sto facendo che mi richiede di andare al ranch tra le 6 e le 8. E quindi devo aspettare un po'. Intanto combatto sti cosi. In realtà non bisogna semplicemente aspettare un orario tra le 6 e le 8 di un giorno qualsiasi, ma l'orario tra le 6 e le 8 di venerdì. E si capisce che è venerdì. Dal kanji che troviamo in alto vicino all'orario. Come vedete corrisponde a Kin, che sarebbe appunto il kanji iniziale della parola venerdì. Lo so, è un po' strano, ma effettivamente basta prestare attenzione e si capisce che il kanji cambia di giorno in giorno. Io all'inizio non ci facevo caso e pensavo si riferisse al fatto che facesse caldo o freddo. Sì, sembra stupido, ma io pensavo si riferisse a quello, quindi devo girarmi i pollici fino alle 6 del pomeriggio, aspettare che cali la sera e poi si può andare a completare la missione. Finalmente ci siamo! Eccoci qua, eccola, è comparsa anche lei come un fantasmino. E dunque, presidentessa del club per gli alieni, noi siamo il club paranormale, lei è il club alieno. Non è indifferente. Ancora questo? Ma l'altra volta! Praticamente Yo-Kai Watch sta diventando come la Zoom Eleven. Si parte con gli yokai, poi si va nei viaggi nel tempo. Si passano a epoche strane. E poi gli alieni. Grande. Ho rimesso ovviamente Wild Boy perché se no non potevo essere, assolutamente. Ah, ma tu sei vivo ancora? Va bene, mi trasformo, dai, mi trasformo, se no perdiamo solamente tempo. Henshin! Wild Boy! E non ho ovviamente nulla carico tranne questo. Che è forte comunque, eh. Non sottovalutiamolo. Vai, mi potenzio, busto, busto power. Ok, pronti, vai, e uno. Ma cosa? Perché sono tornato normale?
Perché sono tornato normale ora? Cos'è successo? Ehi! Non è che il suo raggio mi fa tornare normale. No, perché se veramente è il suo raggio che mi fa tornare normale, io boh. Che cavoli. Di certo quella fa male. Boh, non lo so, raga. Boh, potenzio e via. Mi ha preso, sì, mi ha preso. Accidenti a lui. Ok, dai. Sta andando, piano, ma sta andando. Sì, può essere che il suo raggio mi faccia tornare normale, effettivamente. Non ci ho pensato, vedi? Aio. No, forse no. Non lo so, ragazzi, è strana, Ah! Fa tanto male. Ragazzi, voi ma cosa state attaccando? Mi spiegate? Non so se mi ha salvato. No, non ho idea. Ok, sono lui ora. Ecco. Compare l'altro. Big Black 2. Mannaggia te. No, vabbè, la perdo, dai. Facciamola perdere questa che è inutile. Ci riproviamo. Direi che la prima prova è andata piuttosto male. Quindi cerchiamo di vincere la seconda. Non capisco però se la ragazzina sta in combutta con gli alieni oppure no. Il primo è andato con difficoltà media. Non troppa, ve lo dico, non troppa. Però mo ci sta anche il secondo. Insomma. La trasformazione stavolta mi sta durando un tempo normale. Non so proprio da cosa potesse dipendere, quindi. Però sono lento. Ah, ecco, sono tornato a muovermi normalmente. Non lo so perché, raga. A volte va lento, a volte no. Certo, è l'incanto, Andre Link. Sì, lo so. Però prima non me l'ha fatto, adesso sì, perché. Stordito no, amico mio. Te lo scordi che ti stordisci quando ti controllo io. Ah, siamo pronti? Bene. Dai. Questa volta sta andando. La prima non ho idea di cosa mi sia successo. Ma stavo giocando malissimo. Può essere che ieri avevo mal di testa. Oggi ovviamente è un'altra giornata e sto registrando quello che avrei dovuto registrare ieri. Ma forse era il mal di testa. Può essere. Non lo so, ragazzi. Un po' ieri un mal di testa tremendo. A posto, dai. Insomma, stavolta è andata. Anche piuttosto veloce, rispetto a prima. Abbiamo preso la sua medaglia, quindi non dovrei avere problemi a recuperare, appunto a usarlo in battaglia. Ma ancora i suoi amichetti ci sono qui? Te ne devi annà. E questa è fatta. Quindi ora ci sarebbe l'ultima da fare. Per completare questo capitolo, questo episodio, 12. Episodio del gioco, non del video, sia chiaro. No! No! Attenzione! Ah! Ma lei è posseduta allora? Ma che succede? Beh, succede che lei era posseduta dagli alieni. Attenzione! Ma Arian? Arian Spectre Vacuum, quindi lui ha una specie di orologio aspirapolvere per gli alieni spettrali. O aspirapolvere spettrale alieno, una cosa del genere. Alien Spectre, sì, quindi aspira alieni. Beh, non funziona su di lei perché lei è una vera aliena. Quindi quello lì, solo gli alieni che si sono impossessati di un corpo può aspirare. O forse solo lo spirito, lo spettro di un alieno. Interesting. Ecco, ora c'è questa missione che è quella finale, che ci richiede di andare dove? Cioè io dovrei trovare un criminale che ha rapito Emma, ok, fin qui c'ero arrivato anch'io. Però dobbiamo trovare le bucce di banana per inseguirlo. Ma più verosimilmente direi che è arrivato sopra al tetto. Perché io
Stavo girovagando qui nella scuola ed effettivamente ho visto uno che... Ecco, vedi, qui c'è una banana. Qui c'è un'altra, ecco. Pensavo che... Eccolo, sì, soprattetto. Ma... Ah, Moican Gorilla, com'è che si chiama? Moican Goro, ecco, sì. Jinpei, taschete curè? Praticamente è King Kong. Mio Dio, che paura. È King Kong, solo al posto di della bionda c'è. C'è Emma. Ma Emma è bionda. Vabbè, insomma, sì. Bionda damsel in distress, com'è che si dice? La donzella in pericolo. È forte sto Goro? Perché se c'è Goro, sicuramente c'è anche la sua controparte più forte. Cioè, controparte, insomma. Quello che dovrebbe essere più forte, sì. Ah, ci viene anche... Eccolo, va! Cavolo, questo è bello arrabbiato. Mega Moikang... Mokang? Ah, Moikong! Certo, beh, certo. Relink, pure tu che domande fai? Ma è elettrico? Wow! Ma sì! Ma dai! Ma 1000 punti danno, quasi, così? Ma sarai un pezzettino, proprio! Lo sarai? Lo sei? Lo sei forse, eh? Che dici? Non ti passa neanche per l'anticamera del cervello? Intanto mi ricarico perché... Ah, cavolo, però ho dimenticato di ricaricare... Di refillare di tutto. Cioè, proprio zero, sto scarichino. Mi piacerebbe, che mi facessi colpire... Bravissimi, raga. Finiamo così. Bene. Vabbè, facilissima sta missione. Cioè, rank up. Era rank up? No, era... Non ho letto bene allora. Per niente proprio. Vabbè, comunque sia, anche level up, oltre che il rank con il nostro amichetto, quindi il nostro Orio. Però, questo coso, ora ci racconterà la sua storia triste che aveva una bambina che lo accudiva, che era uguale a Emma, e quindi... Senti infatti la musichetta? Ma ciò non ti autorizza a catturare le belle ragazze bionde e a obbligarci a venire a salvarle, che poi, se proprio dobbiamo essere sinceri, vedremo cosa accadrà ad Emma. Chissà se quando uscirà su PS4 dovrebbe per forza essere più fluido, dato che PS4 ha una potenza di calcolo ben più superiore a quella di Switch. Comunque, abbiamo finito anche questo episodio 12. Il prossimo... Aspetta, non è finita qui? C'è un'altra missione invece. Forse è l'ultima. Ok. Gli Amazing Seven. Questa è proprio l'ultima, l'ultima. Allora mi butto! Ah, eccola qui, va. Salve. Ah, no, la ragazzina là. Guardiamo che fa, scuote la testa e fa... No, questo non è proprio il caso, eh. Guarda lì come trema, mamma mia. Ah, sta davanti ai libri questo, davanti alla libreria. Ovviamente gli occhiali hanno la spirale. Sembra che Ebiyama sappia qualcosa di quello che... di cui ci sta... Ma... Ma che cosa? Ancora gli alieni. Sì, questo 12° capitolo è totalmente incentrato sugli alieni. Dobbiamo andare a prenderlo. Va bene. Ma ci scappa, tipo? No. Ma, ehi, ti ho parlato... Ma insomma... mi scusasse lei, eh. Io ci avrei premuto A per parlare con lei, ma lei scappa. Certo che se anche noi potessimo correre più velocemente sarebbe un gran vantaggio. No, non lo so ragazzi, è abbastanza veloce. Wow. Corre come Murphy il marziano. Ma e dai, ma te pozzino. Oh, finalmente. Però mi sa che era scriptata ovviamente, perché se no... Allora, chi sei? E scappa. Oh. Oh, una setta? Attenzione.
Ora arriva il loro capo. Cosa? Ma perché? Mataro, sei strano. Ragazzi, episodio un pochino più lungo? Sì, devo accettare questa missione per andare avanti. Oddio, ci ritroviamo ancora qua dentro. Ah, l'ho odiato questo posto all'inizio. Mi piace che ci facciano esplorare per benino tutta quanta l'area. Ma questa è diversa da prima. Qui non può esserci l'inceneritore qui. Ah, Zoro Zoro Droid! Hai capito? Eccolo! Ciao, cucciolo! Che ci fai tu qui, eh? Dei brutti cattivoni? Ah, sì, tu sei cattivone, mi sa. Vero? Mi fai caricare, per favore? Ecco, grazie, eh. Scusami se ci ho provato a ricaricarmi. Chiedo scusa umilmente, padrone. Pozzi, non ammazza. Vabbè, intanto i miei amichetti ti attaccano, io faccio passare il tempo. Così mi si ricaricano le tecniche, solo per quello. Madonna, figlio della... Ma avete visto che ha fatto? Non c'era minimamente vicino al punto di impatto. Mi ha preso comunque. Cioè, voi lo fate apposta allora, a penalizzare il giocatore come non mai. Dai, sì. Noi siamo piccolini qui. Aiuto, aiuto! Però attacco quando posso. Attacco con la musica. Eccolo! Andato. Quindi dobbiamo sconfiggere lui, perché? Che missione è? Però ci danno anche delle sfere. Beh, mica male. Ma erano loro. Ma quello... Era un giornalino? Ah, ecco il preside! Ma l'abbiamo distrutto, ne ha comprato un altro allora! Ha comprato un altro giornalino! Che maiale! Esiste internet e quello va a comprare i giornalini. Quanto è ignorante la gente certe volte. Però ignorante non è un'offesa, ignorante nel senso che non sa che ci sono altri mezzi per procurarsi certo materiale. Ma quindi effettivamente il preside, come vediamo nella medaglia, ha mandato i suoi robottini a distruggere quei giornalini. Bah, ragazzi, io sono sempre più allibito da quello che scopriamo con Yokai Watch. Cioè, non tanto per il fatto del giornalino, ma per il fatto che il preside è strano. Molto strano. Aia, c'è la figlia. Aia. Chia! Caccia un urlo. Ghia! Tipo i Pokémon Articuno, Zapdos e Moltres, quando li vai a prendere. Ghiao! Insomma, tua figlia ti ha scoperto. Mi dispiace. Purtroppo dovevi dare a noi il compito di distruggere anche questo giornalino scandaloso. Che però, a quanto pare, lui non voleva neanche tanto distruggere. Alla fine perché se lo stava leggendo in ufficio, quindi boh. Comunque tutto è bene quel che finisce bene. Ma quello era Emma? Non Emma, Enma con la N di Napoli. Emma, che ci fai ancora in piedi a quest'ora? Beh, sono solo le 8 di sera, papà, è un po' presto. Nani? Non è possibile. Tu sei Emma da io, il grande re Emma. È un po' che non ci vediamo, nonno. Cioè, allora, Emma, il preside è il nonno di Enma. Ma Emma è la figlia. Quindi... Come funziona? Questo Enma, ragazzi, è davvero bello.
Molto meglio di come l'abbiamo visto rappresentato negli altri giochi. Anche più bello di Yokai Watch 4. Certo, è sempre lui, la fisionomia è quella. Capello biondo, occhi gialli. Però alla fine. Ah, ma lui non può restare troppo tempo nella sua forma reale. Deve prendere il controllo di un'altra. Di un altro, cioè di Emma in questo caso, che sarebbe il suo involucro, diciamo, umano. A meno che io non so tutta quanta la storia, però può essere anche che Emma sia imprigionato nel corpo di Emma per qualche strana ragione. Comunque, andando avanti, poi lo vedremo. Beh, io allora direi che per questo video è tutto, ragazzi. Sarà, non so quanto verrà lungo, ma abbiamo fatto tutte quante le missioni che rimanevano, quindi a posto così. Nel prossimo inizieremo l'episodio 13, che dovrebbe essere quello in cui c'è Dober. Non ne ho la minima idea, ma vedremo poi. E come sempre, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!